Audio Jungle. The sun shines bright. Audio Jungle. As it moves across my face, I feel the light. And everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. Macchina organizzativa, siamo dentro un luogo in cui loro non vogliono mai apparire. Guarda, sono tutti di spalle, si stanno sforzando a rimanere di spalle, ma con la coda dell'occhio iniziano a girarsi, no? Però parte molto da qui, da dietro le quinte, dagli uffici, no? Tu sei l'ufficio stampa dell'ente promotore di questa trilogia, perché è una trilogia territoriale, geografica, di spettacolo. Con le due ruote che sono la libertà e la ribellione dell'uomo, perché in questo caso io ho considerato il salto sul panettone come provare a liberarsi in volo come un rapace. Questo è il mio punto di vista di quello che è l'esclamazione del motocross. Diciamo che l'affermazione è giusta, perché le ruote si chiamano appunto ruote artigliate e sicuramente il motocross ha molta più grip rispetto a tutti gli altri sport motoristici, almeno per quello che è il nostro punto di vista in quanto addetti ai lavori. Qui siamo negli uffici operativi di Off-Road Pro Racing, che è promotore sotto la griffa della Federazione Motociclistica Italiana degli Internazionali Italia Motocross. Le tre tappe sono all'interno del territorio nazionale, ma il campionato è in assoluto il più importante a livello europeo, perché sono i tre round che mettono in pista i protagonisti del Mondiale Motocross prima del Mondiale Motocross. Sono i trials quasi, no? Sì, diciamo così. Sono le prove generali. Siamo a teatro la sera prima della prima. Bella questa, poi si apre questo grande scenario. Sì, a Riola abbiamo alzato il primo sipario. Come è stato in Sardegna? In Sardegna è stato bellissimo, conferma di una grande organizzazione, di una pista meravigliosa, un tracciato assolutamente unico perché ha la sabbia, fondamentale per la preparazione dei motociclisti, dei motocrossisti, per quello che è poi dopo, sì assolutamente, la preparazione migliore, e la preparazione migliore a livello tecnico, la preparazione migliore anche in vista di quelli che sono i tracciati poi dei GT del Mondiale. Qua a Noto arriviamo per portare finalmente in Sardegna uno dei più grandi eventi, appunto come dicevamo prima, a livello europeo, e per riportare il campione, il 7 volte campione del mondo, siciliano, Doc. Ma lui parla siciliano, il mio obiettivo, ti dico questo. Lui parla siciliano e la Sicilia ce l'ha nel cuore. No, io voglio fare un'intervista con lui in siciliano, questo è il nostro obiettivo. Cioè farlo scendere, ecco, è proprio libero,
no? Perché poi il motocross è una forma ha postato anche sul suo Instagram una foto noto con una frase in siciliano, quindi okay. È un siciliano che soffre di nostalgia per la Sicilia, però deve vivere in altre parti. Senti, comunque lo step è importante, quello che è accaduto in prevendita, numeri importanti, almeno fino a ieri quando eravamo qui si parlava già di oltre 2600 tagliandi, abbiamo superato. Sì, abbiamo superato. La tua espressione è importante perché la macchina organizzativa vive anche di utili che rispondono agli investimenti. Sì, sì, ma poi soprattutto è importante il fatto che nel motocross sono entrate le prevendite, cosa che prima magari usava meno, c'era meno, perché proprio per il fatto che gli eventi avvengono in un luogo così ampio e non c'era la necessità delle prevendite. Invece adesso la macchina informatica, informativa è entrata anche all'interno di questo mondo, finalmente, come stanno entrando in maniera prepotente i social, YouTube, internet. Noi lavoriamo appunto su questo, sulla nostra pagina Facebook. Anche noi puntiamo delle foto. Usiamo le pillole, ci colleghiamo con voi che siete la stampa locale, cioè quelli che ci mettete in grado di conoscere quali sono gli aspetti del territorio da poter mettere in evidenza per coniugare tutto territorio dentro quella che è la macchina di una manifestazione che è importantissima. Pensavo che questa sera, così come accade nelle grandi manifestazioni, ci poteva essere una forma di drink, di accoglienza, aperitivo con i personaggi, perché quello è uno spettacolo che oggi crea media. Invece gli uomini del motocross non sono proprio così, eppure fanno spettacolo perché hanno molto rock nel sangue. Assolutamente, hanno assolutamente rock nel sangue e rock nei polsi per dare gas. Forse queste attività non sono ancora entrate, diciamo, in quello che è l'entourage, però stanno entrando. Io vedo questo donna che è all'interno di questo mondo. Magari riusciamo anche a organizzarlo. Qua siamo un pochino blindati perché l'attesa è tanta, gli spettatori non vedono l'ora di vedere uscire campioni con le moto, e quindi è un po' blindato anche per quello. Ok, bene, grazie. Protagonisti oggi non in campo, e quando parlo campo, certo siamo al Palatucci, normalmente qui raccontiamo il calcio, ma il paddock di questa struttura è diventata paddock motociclistico internazionale di motocross. Uno che la sa lunga, un personaggio che comunque conosce questo mondo perché ancora gareggia, ha rinunciato per tempo, e ci spiegherà lui il tempo, di non essere oggi protagonista e di curarsi l'aspetto solo del campionato italiano. Daniele Bricca? Sì. Giusto, Daniele? Benvenuto in Sicilia, e questa ce la diciamo noi. Grazie. Però mi ha colpito fuori diciamo, i microfoni, manager, già da subito. Manager. Lo dicono da su. Manager di giovani, quindi noi, il motocross produce talenti da questo punto di vista. Com'è questa storia? Investire sopra i talenti. Ecco, tu investi tempo e denaro o soltanto tempo? Beh, diciamo un po' tutte e due, più che altro il tempo verso di loro, anche perché io ho degli impegni anch'io che mi sto preparando per il prossimo campionato italiano, però queste gare qui sono troppo in anticipo per me, quindi preferisco svilupparle sopra le persone con cui sempre stai. Quindi tu hai dei ragazzi, dei piloti che domani, quindi domenica, saranno sulla pista di motocross di Noto. Sì, in Sardegna la prima gara ne avevo due, e adesso qui ne ho solamente uno che fa questo tipo di gare qui. Ok, e monterà una moto 125, 250, no, cosa sarà monterà? In classe MX2 con la KTM del team Silver Action. Ok. Un ragazzo molto giovane, molto promettente, e farà il campionato europeo quest'anno oltre che il campionato italiano, e lo stiamo preparando un attimino. Non è qui con noi, vero? Non è nel paddock? Sì, in teoria sì. Ah, ecco, bellissimo. In teoria sì. E in poche parole è uno di quelli che qui sta seguendo la moto da vicino. Sì, sta un attimino. Ecco, sta facendo le ultime revisioni. È quello col cappellino girato dietro, vero? Bellissimo. Lo possiamo chiamare? Che ne pensi? Come si chiama di nome? Simone. Simone! Scavalca la rete! Ma che si fa male magari? No, dai, non credo, sarebbe il conto, dai. Ecco. È arrivato. Hai visto, quindi poi. Vieni Simone, da questo lato. Guardate,
Guarda, la cosa bella, ha ancora gli ormoni in fase organizzativa, cioè la barbetta. No, 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 vabbè. Bellissima. Senti, parlavamo del motocross e di quello che comunque è l'aspetto dei talenti. Quanti anni c'hai? 19, appena compiuti 20 anni scorsi. Hai lasciato il triciclo e sei salito sulla motocross, com'è? Sì, sì, appena da 3 anni che comincio ad andare in moto. Ti prepari ai campionati europei, questa ti permette di salire poi fisicamente verso un aspetto diverso? Dovrebbe essere la giusta strada per arrivare il mio sogno. Il tuo sogno. Senti, che pista è tecnicamente? Ma io non ci ho mai girato, è la prima volta che l'impatto, l'impatto visivo. Ma sembra bella, terreno duro, un po' di sassi però... Mm-hmm. Per quanto riguarda la preparazione fisica, come lavorate voi da questo punto di vista? C'è in palestra, c'è un training manager con voi, o basta salire in moto e già fisicamente lavorare? No, per andare forte ci vuole solo la moto, bisogna andare tanto in moto, perché bisogna girare, però la bicicletta, corsa a piedi, palestra solo un mese e mezzo all'anno, si fa di inverno, sì. Ok, allora, voi avete due aspetti fisici diversi, l'alimentazione per il gareggio, c'è una preparazione, carboidrati tanti, idrocarburi nella moto, com'è l'alimentazione? Come la moto, più metti il piede più dure. Ecco, più dure. No, vabbè, ci sono comunque sia delle regole abbastanza... dico proprio precise, però un'alimentazione un po' che sia l'importante è mangiare bene, per mangiare bene. Okay. Poi il fisico, quello in base al fisico che uno ha, mette dentro. Benissimo, quindi io sono un grande personaggio da motocross, va bene il fisico. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie ragazzi. Ciao. È il commissario di gara? Non di questa gara. Mi hanno detto che lei ha un ruolo importante a livello internazionale come motocross. Qual è il suo ruolo a livello internazionale? È commissario? Il commissario di gara. Che cosa fa il commissario di gara nell'ambito del motocross? Qual è la sua responsabilità? Lei è la signora Cristina D'Agosta, giusto? O Agosta? Agosta. Sappiamo molto di lei. Sappiamo anche cosa mangia a pranzo. Non so niente di lei. Non si preoccupi, noi siamo gente che spuntiamo dal nulla. Qual è la situazione oggettiva di un commissario di gara nell'ambito motociclista? Allora, il commissario sarebbe l'organo mandato dalla federazione, è un giudice, è un arbitro, quindi c'è il commissario che controlla tutto l'aspetto amministrativo, quindi controllo dei documenti, che una gara sia a posto, che abbia documenti, permessi federali, assicurazione, nel caso del campo di motocross che sia omologato, e poi che ci siano il direttore di gara, il racing se è il caso, fa il controllo delle licenze di ogni pilota, vede se c'è la visita medica in ordine, se c'è una licenza valida. Questo diciamo è il commissario delegato. Perfetto. Che poi coordina anche il suo staff. Comunque state in giro per l'Europa. Ma io non ho capito lei mi presento. Lei ha un rapporto di coppia che vive non sull'asfalto, ma vive sui campi di gara del motocross, giusto? E come nasce questo rapporto di coppia così di feeling, di complicità? Avete avuto questa passione prima di sposarvi? Parla di quel mio marito. Sì. Non so quante rapporti di coppia posso avere, ma non siccome, so perché comunque... Ma siccome non è il primo marito, quindi ecco, devo sapere bene, di che allora, cosa sta parlando. Bello, dato che sta scendo fuori. Allora, come si vive un rapporto di coppia così di feeling? Come nasce la passione? Avevate assieme già percorso individualmente? Sì. Ecco, sì, lei è salita su un campo di motocicletta? Io sono salita molto prima di lui. Ah sì? Certo, perché io vengo da una famiglia di motociclisti, lui no. Ah, sesso, droga e rock and roll, Perché il caos... Lui ha cominciato da vecchio, okay, per le moto, io ho cominciato da molto giovane. E in questo contesto di ruoli, sì, nell'ambito della coppia, sì, lei è il commissario della coppia?
che senso? Cioè, giudica e gestisce allo stesso modo la coppia di coppia. Suo marito si fida molto della sua legiferazione come donna all'interno della coppia, o siete molto comunque sereni? No, siamo due prepotenti tutte e due. Sì, due prime donne, tra virgolette, solo che lei lo è in modo naturale, lui è contraffatto da questo. Sarà una giornata campale per la Sicilia, perché è la prima volta che comunque arriva un evento del genere. Le donne vivono questo ambiente, gli piace, perché comunque il motociclista... Quale donne? Le donne che stanno attorno all'ambiente del motocross. Hanno passione, come ho passione io, come hanno passione. Però a differenza magari qualcuna non lo sente molto, io personalmente ci vivo dentro perché io faccio le mie gare, sono cresciuta in una famiglia di motociclisti e quindi avevo più o meno 7-8 anni quando ho cominciato ad andare in quindi, giro. Quindi in poche parole dal triciclo, anzi dalla curva al triciclo, al motocross, motociclismo. Sì, ma io non faccio solo motocross, ecco. Come commissario faccio l'enduro, trial, supermoto. È difficile fare il commissario, diamo anche delle informazioni che possono appassionare trasversalmente. Io non so stare nemmeno in bicicletta a stendo sul dubbio nella scarpa, quindi come arrivare al commissariamento, come entrare nell'ambito del motociclismo da questo punto di vista? Sono i corsi. Quindi sono cliccare sulla federazione. Sono dei corsi banditi della federazione. Ma io non ho capito. La bellezza è che la signora sta impazzendo perché. Vuoi capire se mi state prendendo in giro? No, noi siamo. Aspetta. Perché voglio capire questo. Non tagliate niente. Va bene, non tagliate niente. Noi siamo stati già da tre giorni qui. Sì. E stiamo preparando un backstage. Sì. Di quello che non accade o di quello che non esiste. Noi siamo Tarmus e lavoriamo in rete e io sono il giornalista di questo social network che viene visitato quotidianamente da oltre 20.000 persone e suo marito lo abbiamo intervistato in tempo reale due giorni fa su youtube.com. ci hanno dato 10 minuti di diretta. E come siete arrivati al fatto che io non ho moglie del marito? Perché c'è sempre qualcuno che parla alle spalle. Sì. Grazie. Questa intervista stasera farà canali. Grazie. Ciao. Ci vediamo comunque però domani. Lei non si è presentato. Gianpaolo Montinelli. Così ha tutto. Se clicca questo nome e cognome è parallelo a Belen. Chi ha più click? Dice parallelo a Belen. Io se devo scegliere scelgo lei ovviamente. Giustamente, no. Ma lei nel senso di Belen o lei? Lei pronome. Grazie signora, della fiducia. Grazie. Ci vediamo nel campo di gara domani. Grazie. Ciao. Ok. Grazie.